Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la liturgia da ieri ci sta proponendo la lettura, nella prima lettura, della lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Questa è una lettera che San Paolo scrive nel 62, durante la sua prima prigionia romana, ai cristiani di Colossi, una città che oggi non esiste più, è un cumulo di rovine in Turchia, cancellata dalla storia, ma in quella città c'era questa comunità fresca di cristiani giovane fondata da Epafra, un collaboratore di San Paolo che era venuto a riferire la condizione, la situazione di quella comunità, che cosa accadeva. E ecco che San Paolo dice: dal giorno in cui ne fummo informati, dal giorno in cui cioè Epafra è venuto a parlarci di voi, non abbiamo cessato di pregare per voi e di chiedere. Che cosa chiede San Paolo per questa nuova comunità? Che si abbiano piena conoscenza della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Perché abbiano piena conoscenza della volontà di Dio. Questa è una preghiera, cari fratelli e sorelle, che dovremmo fare noi tutti. Avere piena conoscenza della volontà di Dio, che è il nostro Creatore, è colui che fa essere, che dà l'essere, che fa esistere tutte le cose, è colui che è somma sapienza, una volontà che per se stessa, proprio in quanto è la volontà di Dio, onnisciente, che conosce tutto, e somma sapienza, anzi la stessa sapienza increata, è veramente volontà di sapienza e intelligenza. Stando nella volontà di Dio, noi siamo nella volontà di colui che è artefice e fine di tutte le cose, di colui che è il principio e il termine, l'alfa e l'omega, che sa benissimo chi siamo, perché ci ha fatti lui, ci ha creati lui. Noi fatichiamo spesso una vita intera a rispondere alla domanda: che ci sto a fare? A che servo? Qual è la mia missione? Qual è la mia vocazione? Che mi ha mandato a fare il Signore in questo mondo? E allora davvero sapere qual è la volontà di Dio su di noi equivale a dire conoscere noi stessi nel modo più perfetto, perché noi siamo fatti per quello che vuole Dio. E in realtà, quando con la nostra libera volontà aderiamo alla volontà del Signore, cioè assecondiamo la sua volontà,
e la facciamo nostra, in realtà il Signore non ci sta violentando, non stiamo abbandonando la nostra libertà per sottometterci a un tiranno cattivo, no, ma in realtà proprio in quanto Lui è il nostro autore, il nostro ideatore, noi aderendo con la nostra volontà alla Sua volontà, troviamo pienamente noi stessi, noi realizziamo noi stessi. Non possiamo essere realizzati al di fuori della volontà di Dio, è una follia, è una follia. È come dire essere realizzato in qualcosa che non sono io. E io sono ciò che Dio ha creato, ciò che Dio ha voluto. Eccola la sapienza, l'intelligenza spirituale. Perché portiamo frutto in ogni opera buona, crescendo nella conoscenza di Dio. Gli antichi dicevano nil precognitur, quin nil volitur, quin precognitur, cioè nulla è voluto che prima non sia conosciuto. Cioè non è possibile volere qualcosa se non lo conosci. Ugualmente non è possibile amare qualcuno che tu non conosci. Come si può amare ciò che non conosci? La conoscenza precede necessariamente qualunque atto della volontà, soprattutto l'atto più nobile che è l'amore. E allora San Paolo dice crescendo nella conoscenza di Dio, che deve essere però una conoscenza, cari fratelli e sorelle, secondo verità, devo conoscere Dio chi è in sé, non Dio chi è per me, non Dio chi è per me, perché io di mio ci posso proiettare tutte le mie idee sul Signore, ma non conoscerlo, conoscere, avere una falsa idea, un concetto equivoco o improprio. Che cos'è la verità? La verità è la corrispondenza di ciò che accade nella nostra mente con ciò che accade nella realtà. Ciò che abbiamo nella mente sono i concetti, e allora avremo dei concetti della realtà che ci circonda, e grazie a Dio sono dei concetti condivisi. Perché? Perché altrimenti non potremmo comunicare. Perché se dico rosso, voi pensate al rosso, se dico sedia, voi pensate a sedia, se dico albero, voi pensate ad albero. Avete un concetto proprio di tutte queste realtà che io ho detto. Ma se io dico Dio, cosa pensiamo? Qual è l'idea che abbiamo di Dio? È un'idea vera, cioè nella mia mente c'è un concetto proprio di chi è Dio? O è un'idea falsa, cioè nella mia mente mi sono formato un'idea di Dio che è mia, che però non corrisponde alla realtà. Vedete, è fondamentale questo, è fondamentale. E perché è fondamentale? Perché non possiamo amare ciò che non conosciamo, ma se conosciamo male, se non abbiamo un'idea di chi sia Dio, non possiamo amare. In realtà, vedete, i nostri buoni frutti, perché possiamo comportarci in maniera degna del Signore, piacergli al Signore, portando frutto in ogni opera buona, dipende proprio dalla conoscenza che abbiamo di Dio. Infatti, perché la Chiesa in 2000 anni, anzi i pastori della Chiesa, hanno combattuto, a volte anche ferocemente, quelle che un tempo si chiamavano eresie, che sono errori nella fede? Proprio perché ogni errore nella fede, cioè nella conoscenza del Signore, ha inevitabilmente delle conseguenze sulle opere. Inevitabilmente, inevitabilmente. Qualunque errore sulla conoscenza di Dio si riflette nella morale e si giunge ad agire in un modo immorale. E vedete, è un sottile, è un confine veramente sottile. No, va bene tutto, è perfetto tutto, ma c'è quella cosa, che quella parte che non va bene. Eresia, che cosa vuol dire? Vuol dire una parte. L'eretico è quello che o toglie una parte dalla verità globale rivelata da ciò che è, da chi è Dio, da ciò che ci ha rivelato il Signore, o ne prende solo una parte, o comunque sia, non la prende in un modo globale, prendendone una sola parte inevitabilmente si finisce appunto in comportamenti immorali, in atti che ci portano lontano dall'amore di Dio, perché l'amore, per essere vero, deve essere corrispondente alla realtà, deve amare un oggetto vero che è Dio, che si è voluto far conoscere in Gesù Cristo nostro Signore. Perché?
perché in Cristo il Signore ci ha liberati dal potere delle tenebre, dalle tenebre dell'errore, dalle tenebre dell'errore, dalle tenebre del peccato, e ci ha trasferiti nel regno del Figlio, del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Quanto dobbiamo essere grati al Signore che ci ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce, nella luce, nella luce che è la verità, una verità che non va annacquata, una verità che non va presa per metà, perché non sarà più la luce splendida, sarà una parte, e non fa luce se non è tutta. Non fa luce, non illumina le nostre azioni, non illumina la nostra mente. E se non vogliamo accettare il Signore nella sua integrità e conoscerlo e progredire nella sua conoscenza, ecco che rimaniamo nella tenebra del nostro peccato, del nostro errore. Perché ci ha creati Dio? Dice il Catechismo di San Pio X, ci ha creati per conoscerlo, conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita. Perché? Solo per questo? No, perché finisce per goderlo eternamente con i santi in paradiso, ed egli ci ha tratto dalle tenebre del peccato alla sua ammirabile luce per mezzo del suo Figlio Gesù Cristo nostro Signore, che vive e che regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. Siano lodati Gesù e Maria.